sono d'accordo, non dobbiamo di certo sottovalutarla, anzi non dobbiamo fare l'errore di pensare che arriva qui l'ultimo in classifica, anche perché sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, non bisogna guardare proprio appunto la classifica. Le partite sono tutte difficili, la Juve Stabia secondo me è una squadra molto forte che comunque non merita, dal mio parere, quella classifica. Ha molti giocatori di qualità e verrà qui comunque per raccattare qualche punto, però noi come facciamo di solito cerchiamo comunque la vittoria. Io penso che la Juve Stabia verrà qui col coltello fra i denti, che comunque non vorrà fare non vorrà perdere un'ulteriore partita, oppure non vorrà fare un brutto risultato sicuramente, però noi veniamo da una serie di risultati utili consecutivi, una splendida vittoria fatta a Latina, non vogliamo buttare via tutto il lavoro che finora stiamo facendo. Come ben sappiamo tutti, stiamo facendo qualcosa secondo me di straordinario. Il terzo posto in classifica cioè penso che è sotto gli occhi di tutti, quindi comunque dobbiamo continuare così su questa strada. Non dimenticandoci che il nostro obiettivo comunque rimane quello della salvezza, da fare il prima possibile e poi tutto il resto lo vedremo. Noi cerchiamo sempre di migliorarci e di fare un passo in avanti, sicuramente non di certo all'indietro. Guardiamo prima, io penso, a questa partita che secondo me delle tre che ci rimangono è la più difficile di tutte. Poi ci sarà la trasferta di Trapani il 26, che è un'altra partita molto da prendere con le pinze secondo me. Poi verrà il Palermo, che comunque penso che sia la squadra più forte, una delle squadre più forti del campionato, e sicuramente ce la giocheremo come facciamo con tutti. Sì, per quanto mi riguarda diciamo quasi perfetto, ma come per quanto riguarda per tutta la squadra diciamo che abbiamo fatto un giro d'andata finora molto, molto bello, siamo molto contenti e dobbiamo continuare su questa strada. No, è andata molto bene sicuramente, quando arriva la chiamata nazionale io penso che per un giocatore è un'emozione unica, poi giocare ancora di più. Ero stato convocato già in precedenza, però non avevo avuto la possibilità di giocare. Questa volta sì, ma come ho giocato io ho giocato anche Lorenzo e Federico da una parte, poi di là c'erano Alfred e Danilo, quindi è stata una bellissima esperienza, è andata molto bene. Spero, comunque per quanto mi riguarda, spero di continuare così e magari arriverà un'altra chiamata.